Oh oh. Questo era. Ciao ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio di Puoi Mangiarlo stagione 2. L'episodio natalizio. Natalizio, evviva Gesù, il mio migliore amico. Oggi come ospite, vabbè, non manco, cioè mi hai fatto saltare la sigla. La presentazione è lo. Oggi come ospite abbiamo il Masseo! Un applauso! Incredibile! Benvenuto, come stai intanto? Benissimo. Benvenuto nella puntata natalizia, come puoi ben vedere. Evviva il compleanno di quel Il montatore avrà tanto lavoro da fare. Grande, grandissimo! Bravo Angelo! Prima di sbagliare, prima di cadere di nuovo in errore, sigla! Sono qui per risanare questo canale che nel 2021 porta video come puoi indovinare il cibo surgelato oppure lo bombi o lo passi? Sì. Bello. Sì, assolutamente. Eccomi. Ma soprattutto con lo streamer che fa le reaction a tutti i miei contenuti. Mi metti nelle copertine, cosa pretendi? Diciamo che non guardi sia... I capelli ci sono ancora? No? No. Ti mettono le copertine, e certo, per ora sei il trend del momento, io devo andare con il trend del momento. Hai capito, solo così lavora lui. Il Masseo, uno degli streamer più famosi d'Italia, dici un po' di te, cosa fai di lavoro? Dacci un po' di informazioni per chi non ti conoscesse. No, mi conoscete già tutti, è lui che... Perfetto, sarà una puntata difficilissima. Non è vero, dai! Sono un po' di gaming, un po' di variety, un po' rubo i contenuti altrui facendo delle reaction... Sarà una puntata impegnativa. Se volete conoscere Gianmarco Spadaccini. Se volete conoscere Edoardo, il link è in descrizione. Prima domanda: che cos'è il chimichanga? Una tortilla fritta del sud degli Stati Uniti. Ma su semplicissimo. Una tortilla ripiena di spezzatino dal Messico. Un omelette ripieno di carne grigliata e poi saltata in padella con burro e peperoncino. Un burrito fritto ripieno di fagioli. Inizia l'ospite. Inizia l'ospite, che sei tu. Burrito con il ripieno di fagioli. Peccato. Minchia, che verbo che ci metti. Mi puoi ridire le altre tre opzioni? Mi puoi ridirle? E stai chiaro, non è che siccome sei del canton del cazzo, no, non nego. Chiedi la domanda! Tortiglia fritta del sud degli Stati Uniti, una tortiglia ripiena di spezzatino dal Messico, potrebbe un omelette ripiena di carne grigliata e poi saltata in padella con burro e peperoncino. Bella saporita. L'ultima opzione che mi hai detto. Un omelette ripiena di carne grigliata e poi saltata in padella con burro e peperoncino. Sbagliato. Porca puttana. Messico. Sbagliato. Porco reazione lecitissima, direi quella che rimane. Vabbè, grazie al cazzo. Applauso. Il bello di avere il pubblico che poi bravi tu... pezzi di merda tu. Allora, caro Masseo, mi dica, adesso tu devi scegliere come da contratto che hai firmato, dove il cachet non è ho firmato zero. Niente, io non ho firmato zero niente. Tu sei fortunato ad essere amico di Danny, se no non sarei mai venuto. Ma basta. Scegliamo la prima cloche. Ok, vuoi cambiarla? No, perché no. Non puoi. Vuoi pesarla, vedere quanto pesa e dircelo? Come un piatto. Vuoto? Abbastanza vuoto. Ok, vai, apri. Il Toblerone. Oh, è fatto apposta, Toblerone. No, non è il Toblerone, però molto simile. Aspetta, ma dentro c'è qualcosa, è ripieno di merda, cosa si sa? Spezza la metà, vediamo. No, dai, scopriamo, no, sembrano nocciole. Alla tua. Grazie. Ah, ma magari ci fossero dentro le cavallette, le piaghe d'Egitto. Le cavallette mi sarebbero piaciute, tutte proteine, no? Bene, direi di passare alla seconda domanda. Le malasadas sono le ciambelle fritte diffuse negli Stati Uniti dagli immigrati ispanici, i tipici dolci portoghesi di carnevale, dolci fritti originari delle Hawaii, le tipiche frittelle argentine. Cazzo ridi? Cattida. Vai! Siete messi d'accordo? No. Allora ragazzi, prima lo dico, perché no, qua sono per attivo verità. Questo lo so, però. Prima delle riprese si sono messi d'accordo il Masseo con la produzione. D'accordo. Sicuramente c'è qualche inghippo. No, non c'è, io non ho... Dolce tipico delle festività del cazzo. Quale? Oh. Quindi la tua è i tipici dolci portoghesi di carnevale? Sì. Grazie, vuoi fare? Vai! Applauso! Pezzo di nerd! Venite qua a guardare e non fate un cazzo. Applaudiamo! Potevi dire quell'argentino, porca troia. Allora, Masseo, scegli te il tuo piatto. Di nuovo. Allora, vediamo se sei banale, scegli tutta la tua parte oppure vuoi andare ad esplorare. Hai visto che intanto il set è tutto a tema natalizio. Abbiamo Babbo Natale che impenna,
le lucette, abbiamo di bello le luci. Babbo Natale i sassi. Ma tu sei quello che non beve alcolici e non fuma e non beve alcolici molto spesso? E sei incredibile. Sei anche quello che no, ha fatto... No! Lascia! Lascia! Uomo di merda! Uomo di e merda! E sei una lascia. Merda! Lascia! E se fosse una merda... Non puoi cambiare sempre le carte in tavola. Ora prendi questo schifo. No, ora te lo prima mi hai dato l'opzione. Puoi cambiarlo se vuoi. No, puoi mangiarlo. Puoi cambiarlo. Sei sicuro? Vuoi cambiarlo? Prima di toccarlo. Testa di cazzo. Devi prendere questo. Non l'ho toccato. Smettila. Siete dei pezzi di... Dai che forse ti è finita pure bene. Perché sento roba. Porco due! 150 scorpioni! Ma devo mangiarli tutti? In sughetto! Aspetta! Dobbiamo farlo vedere, ecco! Aspetta, sì, facciamo 150 vedere. Scorpioni! Allora, questi qui sono scorpioni per cibo o drink anche. Un drink con la vodka e lo scorpione ci sta, eh? In alcol, 40% d'alcol, quindi sono proprio belli sono alcolici. Ma devo mangiarne quanti? Un cucchiaino. No, è inutile, porti due cucchiaini e te lo ficchi al culo. Oh! No, col cazzo. Allora, si. Siccome... Piano che sbrodola! Scusa, tu che sei forte, vai! Che cazzo c'è la cola? Secondo te riesco ad aprirlo? Sono mingherlino io, guarda. Dai, su, un po' di forza. No, mamma mia, ragazzi. Minchia che sono intelligente. Mamma guarda mia, qua. Sei veramente... Sa solo di alcol, fra. Quindi forse ti finisce pure di culo. Non fare cadere tutto il liquidino. Oddio. Va bene così? Che schifo. Alla vostra, ragazzi. Ma devo masticarli? Certo. Porca puttana, ma sono di alcol e basta. Prego! No, che cazzo! Ma sta regola di merda deve finire prima o poi. Dai, no, è inutile dai, che spucci. Dai, sa di alici. Di alici? Sardina. Vai, un po' molliccia verso la fine. Ma perché c'è la condensa? Non fare domande alle quali non sappiamo rispondere. Posso dire che verso la fine fa veramente schifo? Però, beh, non fattibile. È... Vai, all'inizio sa solo di alcol puro. Quindi secondo te non serve il cestello per questo, questo piatto? No. È abbastanza fattibile. No, è facile. Dai, ma... proviamo a fare la pulsima. Più. Ma su... Io manco lo dovevo mangiare questo. Infatti non ho capito perché ogni botta finisce così. Madonna, sanno solo di alcol effettivamente. Te l'ho detto. Cristo santo. Infatti mi sto risciacquando perché. Vado? Posso avere una piccola ola? Oh, grazie. Che schifo. Che me. Mamma mia. Che schifo. Mica sanno solo di alcol. Te l'ho detto. Però alla fine zecchiano anche. Buono perché c'è il veleno dentro. Adesso moriremo. Mi piace questa cosa. Posso avere un po' d'acqua? Sì. No, la tua, la bottiglia, la mia bottiglia. Dai, veloce, porca, se sono, sto finendo l'alcol. Dai, io di puttana. Fattibile. Possiamo avere un applauso, grazie. Posso dire? Oggi il pubblico è veramente moscio. Ti voglio chiedere una roba, però. Dimmi tutto. Tu la sapevi quella delle Malesadas? No. Ovviamente. Porca puttana, che sfiga. Bene. Direi di passare alla terza domanda. No, prima. Hai detto, no, le mie grandi frasi celebri. Ma tu per cos'è che sei famoso? Nell'effettivo. Passiamo alla terza domanda, per l'appunto. Prego. Cosa manca nei cappellotti ferraresi e c'è invece nei tortellini mantovani? Zone la due. Salvia, no, la zucca, gli amaretti, il formaggio grattugiato. A te. Ma io che cazzo ne so, sono chef. Però sei della zona. Non sono della zona, io sono veneto e svizzera. Emilia Romagna non è roba mia. Beh, però stai calmo, è come se a me fanno una domanda sulla Calabria. E noi siamo vicini, lo sappiamo. Quindi vabbè, dovresti saper rispondere. La differenza tra... Cosa manca nei cappellotti ferraresi e c'è invece nei tortellini mantovani? La ricotta, cappellotto. Tu di cappelle... La lezioni... E lo stipendio è fatto, vai! Quante ne prendi in bocca? La salvia, gli amaretti, la zucca, Arriere. Il formaggio gratuito. Il formaggio gratuito. La salvia. Cazzo. Dai, prego. L'ottavo nano. Tra le cappelle, la zucca, il sì, oh, mica chi è, si intuitò. Tra le cappellotte, Le cappellotte, i capirini. La zucca e il formaggio grattugiato. Porco, tra le cappellotte e l'altra. I tortellini mantovani. Ora lo mantovani, sai. Sì, adesso so che è diverso. Ma è la palla sinistra. Perché? Il formaggio grattugiato. Porca. La zucca. Sbagliato. Gli amaretti! Applauso! Guarda, ti giuro, era difficile trovare uno più scarso di me, ma l'ho trovato. Prego, scelga. Mica c'è un sacco di condensa. Aspetta. Madonna, no, ti giuro, non ho idea di che cosa sia, non l'ho mai visto. Sembra un cervello. Cos'è? Un rene.
Un rene! Un sacco di battute dobbiamo fare prima di mangiarlo. Quanto ti è costato? Manfredi, quanto ti è costato? Chi è il migliore su YouTube Italia? Testa di c***o! Applaudite alle freddure di sto rincoglione, il migliore di YouTube Italia, ragazzi. Con una serie va avanti, perché sennò fa i contenuti del 2012. Andiamo avanti, comunque. Madonna, ma è durissimo. Come la mia amica. Ma invece tu, proprio contenuti freschissimi. Dentro ste robe hanno tutti la stessa faccia. Regia, puoi... Aspetta. No, 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 non togliere! Non togliere! Ma non, non togliere! Fai vedere bene in regia. Non devi fare una foto. Regia, hai visto? No. Oh. Regia. Che odore di merda. Tutto tuo, caro Masseo. Oh, è traslucido comunque se lo vedi in controluce. Non tagliare, non tagliare. Non si taglia qui. È come su Twitch, senza tagli. Vedere, fammi vedere. Basta. Non mi romperi. Devi mangiare. Ma non comandi Ma tu. Sì che comando, è la mia serie, comando, porca troia. Tu hai voluto me. Ma se lo stai scavando, non è un reperto archeologico, questo, porca... Ma cosa è questo. Vedi. Ma basta. No, basta, mi hai rotto il cazzo. Mangia. Passa mangia! Paperino. Mangia! Con la pipa in bocca. Dai. Vai, a chi lo tocca. Arriva l'aeroplano. Dai, dai, ti prego. Fattibile. Ti dirò, quasi buono per quello che è costato, tra l'altro. No, 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 no! Sto per vomitare. Puoi dire che tutti i conati della... Mamma mia, ti giuro, non so come reagire, cioè non so come comportarmi con te. Sicuramente tenerti a debita distanza. Com'è stato? Una merda, ragazzi. Applauso! La commozione è evidente negli occhi del nostro Masseo. Guarda, oddio, guarda il lato positivo. Grazie, lo apprezzo moltissimo. Direi di passare alla prossima domanda, alla quarta domanda. Cerchiamo di non prendere l'ultimo piatto brutto, sennò la puntata finisce. Dai, porca... Cosa sono le bettole pugliesi? Involtini di carne e pancetta, palline di pasta lievitata, sì. Dolci di mandorla, sì. Focaccine salate. Tocca a te, sì, vai. Ridimmi le opzioni. Involtini di carne e pancetta, palline di pasta lievitata, dolci di mandorla, focaccine salate. Palline di pasta lievitata. Fortissimo. Bene. Bravo, complimenti. Ne hai due buoni. Eh? Dai, ne hai due buoni, Edoardo. Mica piatto buono oggi. Oggi ma proprio. Che cazzo è Natale! Ma sono io! Dai, ma è Natale! Biscotti! È Natale! Ma è Natale! Biscotti. Ma che cazzo me ne frega! Ma scusami! Buon Natale! La puntata più difficile. Y-pose. Dai! Va bene. Vuoi favorire? No, no, va bene così, grazie mille, sennò già... Ma mi spieghi almeno il motivo di questa cosa? Mi andava. Terra, che poi... Dai! Posso dire che il rene puzza di... No, questo sono stato io scorreggiato in questo momento, però va bene pure. Ok, passiamo alla quinta domanda in maniera difficilissima. No, io non ho fatto niente di... Aspetta, no. Lo vedi questo fumo? No, lo vedo. Lo vedi? Ah, il fumo! Ah, non no. Vedo niente! Mamma mia, che cazzo mi fai fare? Pagami, dai! Siamo arrivati al momento della ruota Maya! Ma dimmi di più, dimmi di più! Adesso il nostro ospite dovrà girare la nostra bellissima ruota Maya di pietra antichissima. Antichissima, e in base all'immagine, al in base al geroglifico che ti esce, qua andiamo nel passato, mentre qui andiamo nella giungla. Giungla, prego. Che schifo. Gira. Nella giungla. Ma lascia del fumo. Ma basta, porco di... Caro Masseo, sì, però fammi condurre un po', però ti strappo le... Il mio canale, decido io. Allora, siamo qua nella nuovissima giungla, location Jungle, inglese. Jungle Juice. Che succede in questa location? Cosa? Dovremmo rispondere a una domanda generica, come abbiamo fatto finora. Quindi non okay. Chi sbaglierà, però, dovrà affrontare la prova
fisica. Cosa vuol dire prova fisica? Finora tu hai mangiato dei piatti difficili. In questa location invece ci sono delle prove proprio fisiche legate al cibo. Cos'è? Dovremmo ficcarci il cibo nel culo. Che potrebbe cosa mi sembra un po' esagerato. Il jackfruit. Cos'è il jackfruit? Questa la so, questa la so. Io non lo so questa. Ma non lo so niente io della vita. Un fico gigante diffuso nel sud-est asiatico, non commestibile, ma utilizzato per creme e unguenti. Se si fermava a fico gigante ero io. Un fico gigante diffuso sul sud-est asiatico, commestibile e molto dolce. Un frutto simile al mango, di origine africana, mangiato solo cotto. Una radice asiatica che si grattugia come lo zenzero. Tu sai cos'è? No, no. Mango io. Mango io. Oh! Maurizio Merluzzo proprio. Ripeti! Un fico gigante diffuso nel sud-est asiatico, non commestibile, ma utilizzato per creme unguenti. Questo. Sbaglio. Vai, prego. Gli altri fichi da dove vengono? Dal sud-est asiatico. Un fico gigante diffuso nel sud-est asiatico, commestibile e molto dolce. Molto dolce o unguento? Un frutto simile al mango, di origine africana, mangiato solo cotto. Una radice asiatica che si grattugia come lo zenzero. Il frutto simile al mango? Oh, ictus. Finito. È giusto, è incredibile. Giusto. Sbagliato. La radice che si grattugia. No, sbagliato di nuovo. Oh, ragazzi. Era l'altro figo, te l'ho detto che lo sapevo. Applauso! L'episodio più semplice della storia. Della storia. Vabbè, ma sono venuto qua per far vedere. Caro Massè, che si adesso può quello che tutto. Succede è che tu apri questa cloche. Eccola. È un cannella. Bravo. Cosa devo fare? Lo devi tenere in bocca per almeno 10 secondi. Tutto questo. Tutto. Tutto. Ok. L'hai fatta la cinnamon challenge? No. Però vedete. Vai, mettilo ancora in bocca. Ancora le challenge in 2021. Ma basta. Dai, 10 secondi hai. 10. E non respirare. E non respirare. Ti prego. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Va bene così! Puoi sputare, puoi sputare! Puoi sputare! Non mi avvicino! Dai, non mi fare... No, no, no! Dai, che c'è la location, la sporchi tutta! Mica che palle questo episodio! Dai, sputa! Entra in camera, Giorgio! Ho capito, entra in camera, ha fatto un pastrocchio di merda! Che sei proprio il demonio, tu! Hai visto? Questa sembra merda. No, 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 no! Ragazzi, no, il fumo. Oh. Ragazzi, siamo tornati dalla Location Jungle. Ti è piaciuta questa esperienza? Una cazzata. Bene. Dai, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Lui non vede l'ora che questo episodio finisca. No. Chissà come mai. È una serie così bella. No, ma ci sta. In realtà sto dimostrando che, al contrario di tutti gli ospiti che hai avuto prima, si può mangiare tutto facilmente. Quindi puoi mangiarlo. Posso mangiarlo. Applauso! Incredibile. Passiamo alla quinta domanda. Che cosa? Sì. È? Sì. Il blob. Blob? Sì. Ti do PLOV. Un piatto uzbeko a base di riso, carne e verdure. Un piatto persiano a base di riso speziato con carne, pesce, uova e verdure. Il riso alla russa con spezzatino e panna acida. Il piatto tipico dell'Armenia. Cosa sia? Armenia. A te tocca. No, tocca a te. 1, 2, 3, 4, 5. Coglione. Il plov. Armeno. Sbagliato. Perfetto. L'abbiamo fatto nella scorsa stagione, raga. Ma basta. Non posso ricordarmi tutto. Ridimmi le tre opzioni rimanenti. Un piatto uzbeko a base di riso, carne e verdure. Uzbeko. Un piatto persiano a base di riso speziato con carne, pesce, uova e verdure. Il riso alla russa, con spezzatino e panna acida. Russo. Uzbeko o cristiano? No, cos'è? Sì. Uzbeko. Uzbeko. È giusto. Porca puttana. Oggi sono infermabile. Anzi no, sono incredibile. Fortissimo. Sei talmente famoso che nessuno sa questa citazione. Ma sei il migliore d'altronde, no? Grazie, me lo stai dicendo tu, eh. Io non ho mai detto questa cosa. Ti sei autoproclamato il re di Twitch? No. Mai non è mai successo. Bravo, era un trabocchetto. Volevo vedere se fossi umile. Lui sì che si è proclamato a miglior youtuber italiano. Ma non è, mi dissocio. A inizio puntata. Europeo ho detto. Vai, scegli uno dei due. Ah, minchia, non avevo visto che i piatti erano natalizi. Scusa, mi dispiace da morire di questa mia mancanza. Lo aggiungerò alla lista delle cose di cui non me ne frega un cacchio. Cabaret di battute, sempre le stesse. Oh, devi scegliere il piatto. Porco. Rovazzi, pure contro Rovazzi ce l'hai. Rovazzi. Oh, Amoni però. Il re dei normi, Rovazzi.
La ricordavo diversa. Cosa manca? Un piatto una buono, merda, sì. E uno schifo. Questo mattina. No, questo è pesante. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, fra, facciamo un giochino. Adesso tu lo scavicchi verso il pubblico e noi dalla reazione capiamo cos'è. Guardami. Boh, madonna! Sembra il piede di un dinosauro, cazzo. Sta di sbarro? Possiamo vedere cosa ti sei perso? E quindi cosa in automatico va a me? Minchia, questo pesa un troia... Ah, un panettone, giustamente. Ma io sono Team Pandoro, però. Ma sai che... i canditi mi fanno sboccare, quindi... quindi forse, forse... Allora, mentre tu mangerai il... della zampa di una pecora. A zampa di una pecora, io degusterò il mio panetto. Facciamo questo gioco bellissimo. Tu mangi quello e io provo a non vomitare guardandoti mentre mangio. Madonna, sto panettone sarà costato tipo 20 centesimi. È di 6 anni fa. No! C'è una pietanza bonus che devi mangiare. No! C'è una pietanza che bonus. Fai? Una pietanza bonus, guarda. No! No! Mangiare! Prego! Si serva! Aspetta che do anche una bella spalmata. Vai! È tuo, è tuo! Buono! Il panettone al mio... E noi lo eccolo! E il panettone al mio... Se noi lo... Vabbè. Qua, mangiare qua. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. Sempre noi due, 20... mezz'oretta fa. Che non riesco ad invitare persone famose, grosse. Ma come mai? Ma la serie è tanto, tanto a fuoco, tanto in linea. Ma in linea con cosa? Non so, sono veramente indeciso se fare una copertina ad hoc o tenere questa. Cioè, tu mi hai dato un'arma incredibile. No, intanto adesso il cazzo. Oscar, ti sei uscito in comino io. No, oh, non hai mangiato! Testa di cazzo! Io un pezzo più grosso, dai, no, dai. Allora, Edoardo, ti chiamo per nome, Edoardo di merda. No, ne tagli un pezzetto più grosso, dai, non fare la pussy di merda. Comunque, Giorgio, hai due scelte: o mangiare il panettone o mangiare con lui quello. No, nessuno dei due. Devi mangiare. No, no. Puoi scegliere. Sono donna, non me ne frega un cazzo. Non è che dobbiamo fare l'autopsia adesso. Dobbiamo mangiare, perché ci sono dei tempi tecnici. Senti, Murri, non tra 10 minuti più. Esce il mio primo episodio. Non me ne frega un cazzo. Farò la reaction più tardi. Direi che ti ho mangiato tutto quello che c'era da mangiare. Manca l'ultimo. Posso fare un panino? No. Devi assaggiarlo prima nella sua semplicità e immediatezza. E poi casomai ti fai un bel panino di palle. Annusa. Ci credo. Sono abbastanza. Ma perché devo soffrire da solo? Sono abbastanza un esperto. Va bene. Lo assaggio. Perché tanto lo so che vogliono questo, sono venuti per me. E basta che ti sei toccato pure l'anima con sta mani. Con la destra. Dai! Applauso! Dai su che è la puntata migliore che tu abbia mai registrato nella tua esistenza. Divertente almeno. No, se fai quel rumore là ti ammazzo. Te lo giuro, sono pronto. Minchia, sei un lanciatore di coltelli, cioè, anche. Bisogna difendersi. Fa schifo, ma non sa di niente. Fa schiuma. Ma non è tua madre. Però effettivamente... sa di sbaglio. Te l'ho detto. Madonna. Cioè, proprio l'anticristo sta puntando. Al 3. Qua una mega ola perché è l'ultimo piatto. Posso dire che non ho voglia. 3. 2, 1, vai! Cioè io ti giuro non so cosa dirti. Che schifo! Se non che tu abbia bisogno veramente di un TSO immediato. Vado già in psichiatria, ragazzi. No, terapia e basta. Dovresti andare in psichiatria. Ragazzi! Grazie. Prego! Stammi lontano. Smettila. Dai! Un morso! Ti prego. Un morso! Chiudiamo qua, ti prego. No. Oh,
così, bravo! Beh, avrà un gusto migliore di sta schifezza. Ragazzi, questa terza puntata di Puoi Mangiarlo stagione 2 finisce questa qua. Questa terza puntata, ma la miglior puntata di Puoi Mangiarlo finisce qui. Qua. Ringraziamo gli sponsor che non ci sono, non perché avevano paura di quello che potessi dire. Lungimiranti. Ma dai, se vorreste vedere il vostro personaggio preferito nella prossima puntata, scrivetelo qui sotto nei commenti. Il buon Edoardo sarà... Prenderà carico. Non prenderò carico di nulla, non ho nessuna responsabilità sugli ospiti che verranno a seguire. Io mi dissocio da questo programma. Arrivederci.